Un appello unanime a dare maggiore risalto alle positività del territorio per cercare di combattere quei meccanismi distorti che trasformano le sole negatività in notizia. E questa è la posizione che gli amministratori pubblici e rappresentanti dell'associazionismo e dello sport hanno fatto emergere al termine del confronto dibattito promosso da Campania Notizie dell'auditorium dell'ex macello di Aversa. All'evento sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Paolo Romano, il primo cittadino di Aversa Domenico Ciaramella, il presidente dell'Aversa Normanna Giovanni Spezzaferri e Alessandro Gatto, presidente regionale del WWF. Assente invece Maurizio Pollini perché impegnato nella promozione del territorio a Milano. Il dibattito a cui ha partecipato un folto interessato pubblico è stato moderato da Giovanni Ruggiero, giornalista del quotidiano Avvenire, e concluso dal presidente regionale dell'Ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli. Che arricchisce il panorama dell'informazione con un tipo di informazione molto agile, molto rapida, sia sul terreno della cronaca ma anche sul terreno degli approfondimenti e degli editoriali. Questo è importante, questo è uno degli aspetti che maggiormente caratterizza campananotizie.com, a quale ho fatto gli auguri già da tempo e che seguo, e oggi sono qui appunto ad Aversa con voi e abbiamo partecipato con piacere a un dibattito sull'etica dell'informazione, ma anche appunto poi si è sviluppato sui rapporti tra l'informazione, politica, naturalmente in una giornata molto importante perché l'arresto di Zagaria è un dato importante per la provincia di Caserta, per la Campania, per il paese.